Consegnati questa mattina alla Caritas diocesana i nuovi locali adiacenti la mensa dell'Help Center alla stazione centrale e assegnati in comodato d'uso gratuito di proprietà delle ferrovie. Alla cerimonia presenti oltre al sindaco di Catania Enzo Bianco, l'assessore alla welfare Angelo Villari, il vicario generale dell'arcidiocesi di Catania Monsignor Salvatore Genchi, il direttore della Caritas Don Piero Galvano. Donate inoltre dalla Polizia Municipale 40 cassette tra frutta e verdura sequestrate in mattinata ad ambulanti abusivi di San Giovanni Galermo. È stato un ottimo esempio di collaborazione e abbiamo abbattuto quel mostro che si chiama la burocrazia, che qualche volta rallenta i tempi in modo inaccettabile. Ci eravamo impegnati con la Caritas a farlo rapidamente e in tempi rapidissimi ci siamo riusciti e sono felice che adesso potranno iniziare i lavori. Pensate che bello, anziché poter ospitare 80 persone, qui ci sarà la possibilità di ospitarne più del doppio e quindi naturalmente di offrire un pasto caldo a persone che hanno un grande bisogno. Abbiamo anche degli ulteriori impegni assunti, che è quello di sistemare anche un'altra zona dove poter fare le docce. La Caritas si sta muovendo benissimo e io pubblicamente voglio ringraziarla a nome della città di Catania, come ringrazio tutti i volontari che ci stanno aiutando ad affrontare il dramma della povertà e anche il dramma dei migranti che arrivano nella nostra città e che sono accolti con dignità da una città dignitosa, molto più dignitosa di città molto più ricche di Catania. Ecco, per noi significa dare una dignità maggiore a tanti poveri che vengono qui all'Help Center, ampliando innanzitutto la mensa da circa 60 posti addirittura ad arrivare anche a 150 ecoposti, e trasferiremo anche alcuni servizi che facciamo qui all'Help Center nei due locali ex vigili urbani che il Comune ci ha già assegnato. Lì trasferiremo sia le docce come anche i bagni, come anche la scuola di italiano, come anche la consulenza legale e anche un nuovo servizio che offriremo a tutti coloro che vengono qui all'Help Center, l'assistenza ecosanitaria. Creeremo un piccolo ambulatorio con la collaborazione di tanti medici, sono attualmente una ventina di medici che stanno offrendo la loro ecodisponibilità per fare, proprio per servire gli ultimi che non hanno la possibilità neanche di pagarsi il ticket. Fermato dalla Polizia di Stato a Catania, Roberto Micale, 41 anni, ritenuto uno dei due uomini che l'8 aprile scorso ha ferito con colpi d'arma da fuoco alle gambe un 59enne in via Grattosoglio a Milano. Nei suoi confronti era stato emesso dalla Procura Lombarda un provvedimento restrittivo per tentativo di omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco. Secondo l'accusa, avrebbe cercato di uccidere due persone ferendo un uomo ad una gamba. Micale era a bordo di una vettura in via 4 novembre a Catania e alla vista degli agenti delle volanti che stavano eseguendo dei controlli avrebbe invertito la direzione di marcia e accelerato l'andatura. La fuga è stata interrotta dopo alcune centinaia di metri. L'uomo è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Quinto giorno di protesta per i dipendenti della Mirmex sul tetto del laboratorio di tossicologia alla zona industriale. Ieri la visita del sindaco Enzo Bianco, che ha espresso ai 69 lavoratori la propria personale solidarietà e quella della giunta comunale, sottolineando il proprio rammarico nel ricordare di aver visitato in passato l'azienda in momenti floridi e di grande sviluppo. Si è poi soffermato a parlare con i rappresentanti sindacali, impegnandosi a richiedere alla regione un'attenzione particolare nell'affrontare l'avvertenza, tornando a parlare con il presidente Rosario Crocetta e con l'assessore alle attività produttive Linda Vancheri. La Mirmex, ha detto Bianco, rappresenta un'eccellenza. Questi lavoratori altamente specializzati sono un patrimonio della città di Catania e dell'intera Sicilia e non è pensabile che possano essere oggetto di qualunque tipo di speculazione. Bianco ha assicurato inoltre ai lavoratori che porterà l'avvertenza anche all'attenzione del governo nazionale, ricordando come l'esecutivo abbia già positivamente risposto in occasione dei problemi della Micron. I dipendenti intanto restano sul tetto aspettando Crocetta. Illustrato questa mattina nella sede catanese dell'ARS il disegno di legge a tutela dei piccoli laboratori d'analisi che non raggiungono le 10.000 prestazioni annue e che, stando alla legislazione nazionale, dovrebbero accorparsi o chiudere i battenti. Il DDL presentato da Forza Italia all'ARS chiede che tale tagliola venga derogata e che, nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza, i piccoli laboratori possano continuare ad operare anche in assenza di
aggregazione. Sì, oggi Forza Italia presenta questo disegno di legge a sostegno e a difesa dei laboratori d'analisi di piccole dimensioni e lo facciamo perché riteniamo di salvaguardare le peculiarità territoriali nelle prestazioni sanitarie che nello stesso territorio devono essere erogate, ma lo facciamo anche nella consapevolezza che ben 500 piccole realtà devono essere difese in un terreno che è quello sanitario in cui la qualità della prestazione, i livelli essenziali di assistenza devono essere e devono salvaguardare anche il libero mercato. Questa riunione è fatta in modo tale per poter evidenziare un po' le disattenzioni, le disattese che si sono verificate in questi anni sia con l'assessorato Russo che con l'assessorato, diciamo, della dottoressa Borsellino. Indipendentemente dalla dignità professionale, che naturalmente si verrebbe a perdere perché una struttura diventerebbe un punto prelievo, ci sarebbe anche la possibilità di perdita di qualità, non detta da me, che lo posso dire benissimo perché ho 35 anni di attività professionali da laboratorista e quindi di conseguenza con la massima attenzione, va bene, il punto prelievo diventa un punto anomalo di prelievo senza rapporto con la gente, con l'utente, con perdita di posti di lavoro e con perdita alle volte anche di qualità, perché determinati esami, se svolti non in tempo utile vicini al prelievo, possono perdere la qualità e sono quelle che più si fanno, sono la glicemia, le urine, l'emocromo. Multato per quasi 500 euro un venditore in possesso della sola licenza itinerante che trasportava piante a bordo del proprio camion e poi le esponeva in vari stand montati sulla piazza intralciando il traffico dei veicoli. Gli ispettori della Polizia Municipale appartenenti al nucleo antiabusivismo commerciale hanno sequestrato 100 piante in vaso di varie dimensioni perché venivano poste illecitamente sul suolo pubblico per essere poi vendute. Il sequestro è avvenuto in largo Lilibeo, nei pressi di via Galermo. Le piante sequestrate sono state portate nella Villa Bellini e affidate all'ufficio comunale del Verde Pubblico. Diminuiscono sull'Etna l'attività stromboliana dal nuovo cratere di sud-est e l'ampiezza del livello medio del tremore vulcanico. Le variazioni dell'attività del vulcano sono state registrate la scorsa notte dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che hanno anche accertato una progressiva diminuzione dell'alimentazione della colata di lava che fuoriesce dalla fessura eruttiva posta sul fianco nord-orientale del nuovo cratere di sud-est. La colata ha percorso complessivamente poco più di 5 km e, secondo quanto osservato, mostra una scarsa capacità di avanzamento rispetto a ieri. Il fronte più avanzato della colata si trova nella zona posta a monte di Rocca Musumarra, nella Valle del Bove, poco al di sotto dei 1700 metri di quota. Domani l'isola pedonale del lungomare liberato sarà istituita dalle 8.30 alle 13 e non fino alle 20 come inizialmente previsto. Le previsioni meteorologiche, infatti, secondo le quali su Catania dovrebbe piovere nel primo pomeriggio, hanno consigliato di concentrare la manifestazione nella prima parte della giornata, a cominciare naturalmente dalla quinta prova del Grand Prix regionale di corsa su strada amatori Senior Master organizzata da Teleton e Fidal, che prenderà il via dalle 9.30 per concludersi alle 10.30. Le iscrizioni verranno effettuate alla partenza in Piazza Europa tra le 8 e le 9.15. Confermata la possibilità di raggiungere la zona gratuitamente grazie ai bus dell'AMT in partenza dal viale Raffaello Sanzio, così come la necessità di spostare le auto parcheggiate anche correttamente sul lungomare entro le 8 del mattino. Poi i veicoli saranno rimossi con il carro attrezzi. Dalle 8.30 alle 13 l'accesso a lungomare sarà consentito solo ai veicoli autorizzati, ossia quelli dei residenti, dei disabili, di chi è ospite o deve raggiungere alberghi e di chi è in possesso dei pass perché proprietario o lavoratore in esercizi della zona.